Risultati delle elezioni in Abruzzo. Vola il Movimento 5 Stelle, crolla il centro-sinistra. Patto per la Marsica. L'esito elettorale potrebbe influire sulla politica avezzanese. Decaduto alla giunta comunale di Avezzano. L'ha ufficializzata il sindaco De Angelis. Con iniziative in difesa dell'azienda intervengono le rappresentanze sindacali e il consigliere di gestione. Cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Prima di dare spazio alle informazioni, vi ricordiamo a tutti i telespettatori che nei prossimi giorni, a causa di un aggiornamento delle nostre frequenze, per continuare a visualizzare Antenna 2 sul canale 72 del digitale terrestre, sarà necessario effettuare la sintonizzazione del vostro decoder o televisore. In apertura di giornale diamo quindi uno sguardo ai risultati delle elezioni in Abruzzo, dove si possono sintetizzare i pochi ma significativi elementi. Vola il Movimento 5 Stelle come è successo nell'intera nazione. Forza Italia, contrariamente ai risultati a livello nazionale, supera la Lega, crolla il centro-sinistra e male Liberi e Uguali. Nelle sfide nei 7 collegi uninominali in Abruzzo, Camera e Senato, sono certe 5 vittorie di esponenti del Movimento 5 Stelle, 2 di esponenti del centro-destra. Anche se non ci sono dati ufficiali, il Movimento 5 Stelle ha sfondato in Abruzzo, dove si pone tra il 39 e il 40%, superando il centrodestra che si attesta intorno al 36%. E nel collegio maggioritario senatoriale di Pescara, vittoria al Senato del giornalista abruzzese ed ex direttore del quotidiano Il Centro, Primo Di Nicola, sul sindaco di Prato La Peligna, Antonella Di Nino di Forza Italia. In questo collegio fuori dai giochi la senatrice pescarese, sottosegretario uscente e la giustizia Federica Chiaveroli di Civica Popolare. Nel collegio uninominale senatoriale d'Aquila Teramo è stato eletto l'esponente di Noi con l'Italia UDC, Gaetano Quagliariello, che ha battuto la grellina aquilana Emanuela Papola. Terzo, l'ex sindaco dell'Aquila Massimo Celente per il Partito Democratico. Negli altri collegi uninominali relativi alla Camera dei Deputati sono eletti i grillini Carmela Grippa, Basto in provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio di Noi con l'Italia UDC, Antonio Zennaro a Teramo su Rasicci della Lega, Andrea Colletti, parlamentare uscente a Pescara su Guerino Testa di Fratelli d'Italia e Daniele Del Grosso a Chieti sul forzista, sulla forzista Emilia De Matteo. Nel collegio uninominale alla Camera dell'Aquila vince invece il forzista Antonio Martino, imprenditore abruzzese, sul pentastellato Giorgio Fedele. E sul proporzionale del Senato sono invece in palio 5 seggi, in quello della Camera 9 seggi. Certezze però si potranno avere probabilmente entro la giornata martedì, essendo tutto condizionato dal riparto nazionale dei seggi. Comunque, da una prima proiezione per il Senato dovrebbero scattare 2 seggi per il Movimento 5 Stelle. Un seggio andrà a Forza Italia con Nazario Pagano, un seggio per la Lega che dovrebbe andare all'economista Alberto Bagnai. Un solo seggio, infine, al Partito Democratico dovrebbe andare al presidente della regione Luciano D'Alfonso. Più difficile fare previsioni per i 9 seggi in palio per la Camera. Ad Avezzano è il centrodestra, ma il primo partito è il Movimento 5 Stelle. Interessante l'exploit della Lega che riesce a ottenere un buon risultato. Non delude neanche il partito della Meloni. Il PD ha fatto registrare invece un risultato deludente, riuscendo ad arrivare solo all'11%. Primo partito, il Movimento 5 Stelle con il 36,96%, 7.584 voti, seguito dalla Lega con il 18,94%, con 3.886 voti e da Forza Italia con il 16,76%, con 3.439 voti. La coalizione di centrodestra conquista il 42,50%, mentre il Movimento 5 Stelle arriva al 37,64%.
E proprio in riferimento ai risultati elettorali di ieri, lo stesso sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, così esprime il proprio pensiero. Esprimo profonda soddisfazione per gli esiti delle politiche, fermamente creduto nel patto per la Marsica, condiviso con i candidati di centrodestra alle elezioni per il rilancio e la crescita di Avezzano e di tutto il territorio. Ebbene, i sottoscrittori del patto sono stati tutti eletti. Esprimo quindi le mie più vive felicitazioni ai senatori Nazario Pagano e Gaetano Quagliariello, nonché all'onorevole Antonio Martino, già eletti e ai quali siamo certi si aggiungerà, ai conteggi finiti l'elezione di Paola Pelino. Ed oggi la Marsica potrà contare su punti di riferimento affidabili che operano nelle istituzioni centrali, su parlamentari di grande esperienza che porteranno avanti gli impegni con noi sottoscritti con il patto per la Marsica, dove si individuano interventi prioritari d'area di intervento strategiche per il territorio. Esprimo parimenti soddisfazione per il risultato della coalizione di centrodestra nella provincia interna che conferma il trend registrato alle elezioni comunali di L'Aquila ed Avezzano ben al di sopra delle medie nazionali, segno della concretezza della nostra politica che si basa non già sugli schemi vuoti di vecchie liturgie, bensì su programmi realistici e rilevanti. Sono certo, continuo De Angelis, che Pagano, Martino Quagliariello e Pelino sapranno rappresentare al meglio le esigenze delle aree interne, depresse ed abbandonate da una fallimentare giunta regionale a guida di quel Partito Democratico di Luciano D'Alfonso, duramente punito dagli elettori. I numeri che vengono fuori da questo turno elettorale dimostrano che Avezzano ha recuperato la centralità che merita da troppi anni perduta e questa sarà la vera novità del futuro prossimo. Giochiamo bene questa opportunità. Impegniamoci a ricostruire in totale trasparenza una maggioranza al servizio della città nel perimetro politico del centrodestra e con tutte le energie che vorranno ingaggiarsi nella realizzazione del programma di mandato. Ed ora alcuni commenti. Un buon risultato che attesta la solidità della coalizione di centrodestra nella nostra provincia. Questo è il commento di Antonio Del Corvo, candidato alle politiche con Forza Italia, che ha lottato in questi ultimi mesi a fianco al gruppo ricompattato del centrodestra aquilano, contribuendo al traguardo raggiunto. Una coalizione forte che ha saputo ricostruire una proposta concreta per la nostra provincia, regione e per l'intero paese. Lo dimostra la percentuale che Forza Italia ha raggiunto nella Marsica e in particolare a Celano, dove il partito è arrivato a toccare la soglia del 21,49%, attestandosi come primo della coalizione. Una squadra, quella del centrodestra, che si è distinta in tutta la provincia per i consensi ottenuti, a riprova del grande lavoro della nostra coalizione e del desiderio comune dei cittadini di cambiare direzione. E con questi numeri Forza Italia L'Aquila merita il diritto di indicare il candidato governatore per il centrodestra alle prossime regionali del 2019. Antonio Martino, Gaetano Quagliariello, Nazario Pagano e Paola Pelino saranno quindi parlamentari che porteranno la nostra rivincita e l'Abruzzo a ricollocarsi nella posizione che merita, nei settori cardine per la ripresa. A tutto ciò non mancherà il sostegno di un nuovo governo regionale per il quale stiamo già lavorando alacremente che cambierà il passo all'intero Abruzzo. Per adesso desidero fare i migliori auguri agli eletti per aver raggiunto un punto di partenza dal quale far emergere un lavoro proficuo e incisivo che determini grandi opportunità per gli abruzzesi. E non ritengo neanche un secondo il percorso fatto, neanche un secondo, esordisce così l'assessore regionale di Libero Uguali, Marinella Sclocco, commentando i risultati del voto. Le antenne tese sui territori ci avevano fatto capire chiaramente più di un anno fa che le politiche di quel centro-sinistra non davano alcuna risposta alle persone, che c'era un vento diverso ed una voglia forte di travolgere tutto. Abbiamo per questo iniziato un percorso diverso, spiega la Sclocco, sperando di contenere l'emorragia e dire almeno al popolo di sinistra che l'alternativa c'era ed era liberi e uguali. Io sono di sinistra, non posso rinnegare i miei valori e diventare altro, continua sempre l'assessore regionale. Abbiamo fondato un movimento di sinistra perché per me e per molti di noi
quella è la visione più giusta ed in soli 3 mesi siamo andati alle elezioni. Con molti tumulti, ma abbiamo fatto le liste e la campagna elettorale, una campagna bella fatta sui territori, una campagna vera. Ma un passo indietro rispetto a questo progetto, un grande sostegno ai candidati che si sono impegnati a dare e costruire così in breve tempo un'alternativa e delle risposte chiare per raggiungere l'obiettivo di ridare una casa a quanti sembravano averla perduta. Abbiamo convinto poco, conclude l'assessore Scolocco, forse perché le risposte non hanno avuto il tempo di farsi sentire, così la tempesta ha travolto la nostra barca nel mare, ma abbiamo creato una squadra, la nostra piccola squadra. Nel mio collegio in Abruzzo abbiamo dimostrato che se si lavora con umiltà, passione, abnegazione, disponibilità e professionalità si può contrastare con successo l'avanzata grillina che si è fatta molto pericolosa. Così il candidato al proporzionale alla Camera nel collegio dell'Aquila per Forza Italia, l'imprenditore Antonio Martino di 41 anni, in un commento a caldo dopo la sua elezione. Ho parlato al plurale, spiega ancora il neodeputato, perché in questo risultato ha contato in maniera determinante il lavoro di squadra e mi riferisco ai miei collaboratori dirigenti del partito che ringrazio. Come ringrazio gli straordinari elettori di un territorio al quale sono molto legato. Naturalmente riconfermo la mia gratitudine al presidente Berlusconi per avermi dato questa opportunità. Ora comincio una fase nuova con l'Aquila e la sua provincia che hanno bisogno di protagonismo. Iniziamo ad operare seriamente sul lavoro portando nuovi insediamenti e soprattutto nuova occupazione per il rilancio di zone ancora martoriate dalla tragedia del terremoto che cercano un meritato rilancio. Martino analizzerà il voto in una conferenza stampa in programma domani insieme al coordinatore regionale forzista e neosenatore Nazario Pagano. Nel contesto dei risultati elettorali non può essere ignorata la posizione del presidente della regione Luciano D'Alfonso, in quanto non ha ancora sciolto l'interrogativo se restare o meno nell'attuale incarico oppure se dimettersi per andare a Palazzo Madama. In ogni caso, da alcune fonti abbastanza attendibili, sarebbe orientato a restare sulla poltrona da presidente almeno fino al prossimo mese di dicembre. Nel caso di dimissioni, resterebbe invece al suo posto il vicepresidente della Giunta Giovanni Lolli per draghettare la regione fino alle elezioni che potrebbero tenersi in autunno. Lo scenario a Palazzo dell'Emiciclo è pertanto destinato a mutare profondamente. L'insuccesso ha spinto alcuni politici, tra cui in primis l'assessore PD Donato Di Matteo, da tempo in rotta con la maggioranza e con il presidente, a chiedere immediate dimissioni di D'Alfonso. L'unica strada è quella delle dimissioni, ha detto, per rilanciare un segnale di serietà dopo la sconfitta, dando dimostrazione di umiltà e di coerenza di fronte a questi risultati. Segni di profondo nervosismo anche da Marinella Sclocco, assessore al sociale, mentre tace il sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca. E da parte dell'opposizione Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, ha detto chiaro e tondo che D'Alfonso si deve dimettere e non perché glielo chiedo io, ma perché deve avere rispetto degli elettori. Lui ha avuto un mandato per governare la regione e poi ha deciso di fare altro. Il dilemma per D'Alfonso è dunque quello di restare alla guida della regione oppure abbandonarla al suo destino, mettendo però da parte il sogno di fare il ministro o almeno il sottosegretario in un governo di centrosinistra, in quanto i risultati elettorali hanno espresso orientamenti ben definiti. Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, comunica che questa mattina ha revocato la giunta comunale composta da Emilio Cipollone, vice sindaco, Crescenzo Presutti, Felicia Mazzocchi, Fabrizio Ridolfi, Katia Alfonsi, Guido Gatti ed Angela Salvatore. La scelta segue l'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, che ha disposto una nuova composizione del collegio comunale che ha chiaramente modificato l'assetto politico-amministrativo determinato a seguito della proclamazione del 29 giugno del 2017. Rinnova ai miei assessori l'incondizionata stima personale e professionale, il commento del sindaco De Angelis. Le ringrazio per il lavoro portato avanti in questi mesi. Il provvedimento è finalizzato a verificare
la possibilità di prosecuzione del mandato amministrativo. Mercoledì alle 12, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, il sindaco De Angelis darà una conferenza stampa per la formalizzazione delle dimissioni. Ora il primo cittadino avrà 20 giorni di tempo per recedere dalla sua posizione, nell'eventualità naturalmente dovessero concretizzarsi soluzioni alternative con il passaggio di consiglieri dell'attuale opposizione. Il riferimento è di esponenti dell'UDC che hanno avuto ad Avezzano un buon risultato elettorale. Il consiglio di gestione del consorzio acquedottistico marsicano di Avezzano e i dipendenti, per il tramite delle loro rappresentanze sindacali, si sono confrontati oggi sulla delicata fase di vita dell'azienda, sulle iniziative intraprese e della governance e quelle da sviluppare nei prossimi giorni. CAM affermano le rappresentanze sindacali e il consiglio di gestione nelle persone di Manuele Morganti e Armando Floris, avviato da mesi un'opera di profonda riorganizzazione dell'assetto interno, dei ruoli e delle responsabilità, insieme ad un lavoro approfondito di verifica dei conti. Entrambe mirano a poter scegliere le opzioni migliori, avendo presente un quadro chiaro e veritiero della situazione, e a migliorare significativamente efficienza, efficacia e cultura organizzativa. L'obiettivo, affermano i partecipanti all'incontro, è quello di ristrutturare i debiti, garantendo la par condicio creditorum, la continuità aziendale, l'erogazione del servizio agli utenti e la salvaguardia di 120 lavoratori. Per raggiungere tale traguardo, difficile ma possibile, occorre un ruolo alto e responsabile della politica e degli attori più significativi del territorio. L'azienda nella sua storia ha sovente operato tra le polemiche e se non hanno in alcun modo nel tempo agevolato il miglioramento dell'organizzazione. È normale vi siano reazioni e valutazioni su una situazione oggettivamente complessa, ma anche auspicabile. Un ruolo diverso e più utile dei rappresentanti istituzionali per tutelare un servizio essenziale e il destino di 120 famiglie. In una fase così delicata della storia del consorzio, conclude la nota, auspichiamo che quanti hanno ruoli di grande responsabilità vogliono essere sostenitori leali e rispettosi dell'azienda per partecipare attivamente al risanamento del gestore del servizio idrico integrato. E siamo in tema con alcuni antefatti. Lo scorso fine settimana l'attività politica ad Avezzano è stato caratterizzato, oltre che dall'elezione per il rinnovo di Camera e Senato, dalle polemiche legate ai milionari debiti del CAM, il consorzio statistico marsicano, appunto. Ma andiamo con ordine, partendo dalla dura presa di posizione di 20 sindaci marsicani. In un comunicato scrivono: le dichiarazioni di Ferdinando Boccia e di Giovanni Di Pangrazio, rispettivamente ex revisore ed ex presidente del consiglio di sorveglianza del CAM, ci colgono di sorpresa. Il voler scaricare sull'assemblea dei soci la responsabilità dell'approvazione dei bilanci del CAM relativi agli anni che vanno dal 2013 al 2016 è sconcertante. Il sistema dualistico è un sistema che è stato adottato proprio per garantire, attraverso un organo tecnico-politico, la correttezza dell'operato dell'organo di gestione. Le assemblee dei sindaci hanno approvato i bilanci sempre dopo i pareri del Consiglio di gestione e dell'organo di revisione. Il Consiglio di sorveglianza non ha mai comunicato ai soci, in nessuna sede, qualsivoglia criticità in relazione alla veridicità dei dati di bilancio. Per il bilancio dell'anno 2015, che è chiuso con un utile di oltre 1.400.000 euro, il Consiglio di sorveglianza ha rilasciato parere positivo e poi rimandato l'approvazione all'Assemblea dei soci. La dichiarazione di Boccia e di Pangrazio sono una caduta di stile che non ci aspettavamo e che tradisce per la seconda volta il mandato allora conferito. I sindaci in sede di assemblea non hanno nessun mezzo per poter verificare se i saldi siano corretti, se le scritture contabili hanno previsto tutte le componenti e se l'impianto contabile è rispettoso di tutti gli accadimenti aziendali. Speriamo a questo punto che i soci e quindi tutti i cittadini marsicani siano tutelati dagli organi deputati alla verifica puntuali delle eventuali responsabilità. Il sindaco che ha sottoscritto il documento sono quelli di Adielli, Conarmele, San Benedetto dei Marsi, Balsorano,
Villa Vallelonga, Capistrello, Lecce Marsi, Ortona, Bisegna, Colelongo, Morino, Sante Marie, Bisegna Cività d'Antino, San Vincenzo Valo Roveto, Oricola, Trasacco e Pereto. Ed immediata è stata la replica di Pangrazio e Boccia. In una nota emessa di ieri, tra l'altro, fanno presente che l'unica cosa sconcertante sta nel fatto che il sindaco di Natale, con il sindaco suo Sodale, evidentemente cerca di confondere le idee agli altri sindaci e soprattutto ai cittadini marsicani. Pensiero da noi espresso è stato chiaramente scritto nel comunicato, dato in diffusione. Non è una novità quella che vanta Felice Mazzocchi, in quanto già si sapeva tutto dal 2006. Noi abbiamo trovato 80 milioni di debiti. La Mazzocchi vuole forse ora scaricare tutte le responsabilità sui sindaci della Marsica? Una certezza deriva da tutto ciò. Chi non sa leggere, come dimostra Di Natale in questo frangente, dovrebbe evitare anche di mettersi a scrivere. Di chi sono le responsabilità relativamente al CAM, continuano Di Pangrazio e Boccia, sono ben chiare e risapute da tutti i cittadini della Marsica. Gli 80 milioni di debiti del CAM, infatti, sono solo addebitabili a coloro che il CAM lo hanno gestito. Nei prossimi giorni le nostre carte parleranno e sicuramente non parleranno dei sindaci, ma di chi, inequivocabilmente, con la sua gestione ha portato il consorzio all'attuale, disastro. Responsabilità presente, che sicuramente verranno al più presto chiarite, soprattutto se, come dice la Mazzocchi, sarà presentato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Procura presso la Corte dei Conti. E a dimostrazione della falsità delle affermazioni del sindaco di Aielli, vi è un dato inconfutabile, sostiene Boccia. Come si può pensare di fare un'affermazione come quella che ha fatto Di Natale, se Di Pangrazio nell'assemblea dei soci del CAM, nella sua veste di sindaco o di suoi delegati per il comune di Avezzano, ha approvato i bilanci insieme a tutti gli altri sindaci? E ancora, tenuto conto che la relazione dell'attuale Consiglio di sorveglianza del CAM riguarda il periodo 2014-2017, bilanci che vanno dal 2006 al 2013, che valutazione è stata data da questa sorveglianza se negli stessi sono iscritti debiti che sono arrivati alla cifra di 80 milioni di euro? A dire il vero, per gli anni dal 2006 al 2013 c'è già una sentenza della Corte dei Conti di responsabilità per danno erariale in capo all'ex presidente del CAM, Gianfranco Tedeschi, e sempre della Corte dei Conti, rinvia giudizio per i revisori della società. Con il susseguirsi di commenti e considerazioni in merito al trasferimento deciso dall'amministrazione comunale di Avezzano di destinare il Palazzo d'Urlonia a sede del comando di polizia locale, interviene l'associazione Pro Loco che ribadisce la propria posizione, quella cioè già presa nel 2015, quando fu redatto un documento dove furono messe in evidenza alcune attività, alcune peculiarità e la destinazione d'uso dei locali. Furono promosse diverse iniziative, ma si poteva supporre che il palazzo storico potesse essere adibito a caserma della polizia locale. Non può essere che un deciso no a questa scelta, dichiara il presidente Edoardo Federico Todico, in modo coerente al nostro operato. Abbiamo proposto le nostre iniziative in funzione di una rivitalizzazione e rivalutazione del palazzo e del parco, tant'è che in seguito il master plan ha inglobato i nostri progetti, andando anche oltre, come lo straordinario uso dei granai adibiti a sedi di penicoteca e di attrezzatura per mostre permanenti, delle vere e proprie fornaci di cultura. Entro il 2019 bisognerà spendere il finanziamento di quasi 5 milioni di euro. Il master plan prevede delle cose e non è possibile deviare la destinazione d'uso. Sono soldi già stanziati e cantierabili immediatamente. Non è pensabile una qualsiasi convivenza nella struttura con la polizia locale. E tra le idee presentate e realizzate è il centro studi Marsicani situato in tre stanze nell'ala ovest. Fu proprio la Pro Loco a fare l'inventariato di tutti i libri sotto la guida del vicepresidente Ilio Leonio, ideatore del progetto. Si parla di circa 6.000 volumi che sono stati dislocati da un luogo completamente fatiscente a Palazzo Torlonia e che oggi potrebbe rischiare di nuovo l'abbandono. Un lavoro di oltre 7 mesi non può essere deprezzato come lo è in questo momento.
Sono scandalizzato, afferma il presidente Tudico, all'idea di portare la polizia in quel luogo. Avrei attuato invece una radicale trasformazione di quell'area, chiudendo via 24 Maggio e inglobando in un'unica struttura Piazza Torlonia il palazzo e i giardini. Questo è un progetto ambizioso, così come demolire le mura che recintano Parco Torlonia, inserendo cancellate per far sì che possa essere visibile e ammirato da tutti. La Proloco è stata la prima a creare una grande manifestazione, come la Settimana Marsicana, facendo fruire la città e il parco, assumendo la responsabilità, l'iniziativa di aggiustare staccionate rotte, pulire e viali, la fontana al centro dell'aiuola di fronte al Palazzo Arsa. La settimana marsicana ha solo valorizzato la zona, nessun degrado può essere addebitato alla Proloco, tutto è stato ripulito a proprie spese. Anche per il vicepresidente Elio Leoni il trasferimento è un no alla cultura, un no all'umanità. Esiste solo un luogo pregiato della nostra città che ricorda la storia non di Avezzano, ma della Marsica, del Fucino. Noi siamo l'unico popolo che può dire c'era una volta il lago. Poi è venuto Torlonia e poi la terra. È stato organizzato all'Aquila, la Casa delle Donne, uno sciopero globale delle donne per l'8 marzo con un corteo per sensibilizzare contro la violenza di genere. Appuntamento alle ore 15:30 nei pressi della Fontana Luminosa. Partecipano al corteo l'Associazione Donatella Tellini, Centro Antiviolenza, Biblioteca delle Donne, Donne, Terre Mutate, Rete Non Una di Meno, L'Aquila, a cui aderiscono Collettivo Fuori Genere e 332 Case Matte, Coordinamento Donne, Migranti, Link Studenti, Indipendenti, L'Aquila, ODS L'Aquila, Circolo Arci Querencia, Arci Gay, Massimo Consoli L'Aquila, Art Quake, Zilo Occupato, Associazione Arti e Spettacolo. Siamo operatrici del Centro Antiviolenza, si legge nel comunicato, vogliamo denunciare la violenza di genere come fenomeno strutturale. Il Piano Nazionale Antiviolenza, approvato nel 2013, non è stato ancora attuato. Vogliamo che la Casa delle Donne dell'Aquila abbia finalmente la sua sede definitiva. Siamo attiviste della rete Nodum e ci riconosciamo nel piano femminista contro la violenza maschile di genere è il nostro terreno di lotta e rivendicazione comune, scritto da migliaia di mani in un anno di assemblee e confronti su tutto il territorio nazionale. Ed ora passiamo alla pagina sportiva con il calcio eccellenza, nuovo imprevisto per il Paterno che continua a deludere soprattutto nelle gare esterne. Ieri infatti sul campo dell'Angolana ha ceduto con un netto 3-0 che non lascia adito a recriminazioni di sorta, ma vediamo come sono andate le cose in questo servizio. La vita ci porta storie che a volte non vorremmo mai sentire. Ciao Davide. In eccellenza si gioca e l'Angolana schianta il Paterno conquistando virtualmente il primo obiettivo stagionale, superare quota 40 per ottenere la salvezza. Nulla da fare per la squadra di Torti, troppo timida e pericolosa solo a tratti. Petruzzi ai limiti della praticabilità si gioca al campo Zanni. I padroni di casa partono forte con un sinistro di Capitan Farindolini bloccato da Cattafesta. Alla prima vera occasione l'Angolana passa. Farindolini suggerisce per Montefalcone che non può sbagliare. Piattone perfetto e Nerazzurri in vantaggio precisamente al 27° minuto. Il Paterno si affaccina avanti con un cross di Della Penna che Agresta respinge senza problemi. Dall'altra parte Maloku suggerisce per il solito Montefalcone che cestina l'appuntamento con la doppietta. Paterno pericoloso ancora con Della Penna che scalda i guantoni di Agresta. Poi è Giglio a rischiare il gol della domenica, ma la sua splendida rovesciata non trova fortuna. Primo tempo agli archivi sul punteggio di 1-0 e ripresa che si apre con una punizione di Lepre che si spegne alta. L'Angolana non sta a guardare, Rozic imbecca Maloku, finta su Cattafesta e rete del 2-0 pesantissima. In rete quindi i due esterni e padroni di casa ancora propositivi con Rozic che in girata non trova il bersaglio grosso. Poco male per l'attaccante che si rifarà subito dopo. Maloku e Farindolini orchestrano, Rozic la deve solo spingere dentro. Tris e apoteosi Angolana che da questo momento non rischierà più nulla. 3-0 e momentaneo aggancio allo spoltore. Un Paterno a due volti resta invece ancorato al quarto posto.
Con il servizio di sport termina qui il giornale e prima dei saluti vi ricordiamo che nei prossimi giorni a causa di un aggiornamento delle nostre frequenze per continuare a visualizzare Antenna 2 sul canale 72 del digitale terrestre sarà necessario rifettuare la sintonizzazione del vostro decoder o televisore. Dunque, il giornale termina qui. Prima dei saluti vi ricordiamo anche che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook, Antena 2 Avezzano, dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Lasciamo ora le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo di Antenna 2. Vediamo che tempo farà dalla nostra immagine grafica. Ebbene, come potete notare, questa serie di perturbazioni non accenna ad interrompersi. Si tratta di una serie di fronti perturbati provenienti dal nord Atlantico. Una perturbazione ci ha già attraversato nella giornata di lunedì. Un'altra perturbazione farà avvertire le sue prime avvisaglie proprio nella giornata di martedì, quando questa perturbazione darà luogo a rovesci di pioggia, specie sulle regioni di nord-ovest e sui settori tiberici. Piogge che quindi arriveranno insieme naturalmente agli annuvolamenti su gran parte del nostro entroterra abruzzese, in particolare sulla Marsica. Lo vediamo dalla cartina successiva, dove vedete numerosi sono i simboli di tempo in peggioramento su gran parte del nostro entroterra, tempo invece ancora resistente su gran parte della costa adriatica, questo perché le nubi inizieranno ad aumentare da ovest. Poi, nel corso del pomeriggio sera, ci saranno rovesci di pioggia anche di una moderata intensità. Le temperature massime saranno in lieve aumento su tutta la nostra regione, le minime invece subiranno una brusca diminuzione per via dell'ingresso di una massa d'aria di origine polare marittima, con una rotazione delle correnti da sud-ovest a nord-ovest. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.